nostro club ha voluto offrire l'opportunità a oltre un centinaio di bambini e ragazzi autistici della provincia di Parma, del nostro territorio, di avere un momento di interazione sociale reale nel nostro stadio, lo stadio Ennio Tardini. L'autismo è un disturbo del neurosviluppo che si caratterizza prevalentemente per una difficoltà nella comunicazione e nell'interazione sociale. Nel mondo i casi sono in incremento costante, i dati della regione Emilia-Romagna negli ultimi 10 anni parlano di un aumento del 240%. Hanno potuto vivere l'esperienza di essere insieme agli altri tifosi sugli spalti, hanno potuto vivere l'esperienza dell'ingresso sul terreno di gioco insieme alle due squadra insieme a tutti gli operatori che sono attivi nel contesto di una gara. È stato quindi un momento di vera inclusione come intendiamo noi, come intende il Parma Calcio. Che non si risolve, nel senso che può essere migliorata. Noi genitori, quando scopriamo che il nostro figlio ha questo tipo di problema, iniziamo una vera e propria battaglia verso qualsiasi tipo di compito, dal più semplice al più difficile. Per questo motivo la consapevolezza che si deve sviluppare tra le persone è fondamentale, in quanto la diagnosi precoce è la base del miglioramento. Io sono iscritta come socia all'associazione ANCSA, ovvero Associazione Nazionale Genitori Persone Autistiche, perché tramite l'esempio degli altri genitori molte cose possono essere semplificate e supportate. Il colore dell'autismo è il blu, ma è anche il giallo. Per noi è stato automatico abbinare i colori di questo disturbo del neurosviluppo ai colori della nostra squadra, del nostro club. Abbiamo avuto l'intuizione di denominare questa iniziativa, questa giornata, Always with Blue. Quello che per me è importante trasmettere sono 3 parole che ripeto sempre a tutte le persone con cui parlo di autismo. La prima è la dignità. Noi dobbiamo tutti impegnarci affinché questi ragazzi possano vivere tutta la loro vita con dignità. La seconda parola per me è responsabilità. Dobbiamo tutti prendersi carico delle altre persone. La terza parola per me è la libertà. Spiegare agli altri il problema del proprio figlio per me vuol dire renderlo libero. Il Parma Calcio ha accolto questa sfida e spero che tutte le persone che hanno partecipato abbiano maggiore consapevolezza, non siano più spaventate e soprattutto che tutte le figure che possono fare qualcosa, anche le autorità che erano presenti, pian piano inizino un percorso e ci aiutino a migliorare la realtà in cui viviamo. Questa giornata è stata soltanto l'inizio, è stato soltanto un primo passo, è stato soltanto un messaggio lanciato, un messaggio importante. L'attività del Parma Calcio con questi bambini continuerà in futuro con altri progetti concreti come è stato quello di questa giornata.